E Radio Radicale, siamo con Walter Verini del Partito Democratico per parlare del 41esimo anniversario dalla strage di Ustica. Allora, quest'anno ci saranno molte iniziative, c'è anche una richiesta istituzionale molto importante, accompagnata anche da una lettera del ministro Dario Franceschini. Allora, in che clima viene ricordata questa strage che ha avuto dei grossi depistaggi e sulla quale c'è stata una grossa battaglia che ha trovato come denominazione il muro di gomma? Sì, questo riferimento al muro di Roma, tra l'altro ci dice quanto sia importante il giornalismo d'inchiesta, perché fu qualche anno dopo, prima qualche mese, poi qualche anno, che Andrea Purgatori, all'epoca giornalista d'inchiesta, scoprì quello che era successo e cominciò a scriverlo. E da lì nacque l'Associazione delle Vittime, che prima la versione ufficiale, come noto, era quella di un cedimento strutturale. In secondo luogo, la verità la conosciamo, al di là di ogni polemica più o meno forzata, più o meno strumentale. La verità la conosciamo. Io collaboravo con il primo governo Prodi, ricordo che fu Romano Prodi e poi il vicepresidente Walter Veltroni a impegnarsi con la NATO. Ci fu una lettera del presidente del Consiglio al segretario generale della NATO per poter avere i tracciati di quella notte, dei aerei di quella notte, dopo che furono oscurati tutta una serie di radar, tutta una serie di punti che avrebbero potuto avere in Italia quei tracciati. Ci fu un'azione di guerra, è documentato, e poi c'è stata la sentenza del giudice Priore a dire questo. Ora si tratta semplicemente di mettere un timbro e chiediamo che il nostro governo, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri si adoperino per quanto è loro nelle possibilità nei confronti di quei paesi alleati, paesi NATO, i cui aerei quella notte volarono e da quelli voli venne poi causata la strage. Questo è il primo impegno. Non dobbiamo sanare le ferite in questo paese fondamentale, perché sono ferite che ancora minano la salute della democrazia. Non ci devono essere zone d'ombra, zone oscure in apparati dello Stato, perché se non si rimuovono quelle zone d'ombra c'è il rischio che si riproducano, magari per altre cose. La seconda cosa che noi chiediamo è che tutto il materiale in possesso dei ministeri, dei loro archivi, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti, e che possono in qualche modo costruire anche la documentazione per l'affermazione piena di quanto successo, vengano, come previsto dall'allora direttiva Renzi, di quando era Presidente del Consiglio, vengano consegnate all'Archivio di Stato, depositate, e il comitato, nel quale ci sono anche tante associazioni di vittime di stragi, possa averle a disposizione assieme agli esperti che li studiano e che ci lavorano, perché questa direttiva venga non solo sia stata fatta, ma venga applicata concretamente. Quindi lei ritiene che la direttiva sia ancora inapplicata in parte? Sì, non lo ritengo io, No, no, certo. no, lo ritengono le associazioni che più volte l'hanno detto in questi anni. Aggiungo, alcuni archivi non risultano molto, molto ricchi di materiale, e anche questo è interessante porsi la domanda perché non lo sono. Questo era quanto ci era stato riferito in questi anni di prima attività del Comitato dai membri dello stesso Comitato. E tuttavia poi ci sono state altre iniziative lodevoli. Il Presidente della Camera Fico si è speso e si sta spendendo a nome della Camera per desecretare tutto il materiale che c'è in possesso della Camera, commissioni d'inchiesta e così via, per aiutare questa ricerca. Appunto, occorre fare in modo che l'attuale governo anche si impegni. Vede, una volta mi ricordo c'era un ministro, un sottosegretario, credo fosse De Vincenti alla presidenza del Consiglio, che era stato assegnato assieme ad altre deleghe e competenze, era stato assegnato proprio a sovrintendere ai lavori di questo comitato. E adesso, adesso ormai credo che neanche nei due o tre precedenti governi ci fosse, però bisogna fare in modo
di riportare una figura del governo, un sottosegretario dedicato per questa cosa, segno di un'attenzione permanente, autorevole, che va assolutamente rilanciata. Un'ultima considerazione. La scorsa settimana c'è stato un momento di polemica in Commissione Affari Costituzionali perché è stata incardinata una proposta di legge di un deputato di Fratelli d'Italia per istituire una nuova commissione stragi. C'era stata qualche polemica, insomma, su questo, le volevo chiedere che cosa ne pensa di. Guardi, ormai le stragi, cioè, a volte manca il timbro, manca il nome finale, ma ci sono state plurisentenze della magistratura definitive, si è parlato di Ustica, addirittura in sede civile lo Stato è stato condannato per non aver vigilato sulla sicurezza del volo civile, quello del 19 dell'Italia, cioè lo Stato stesso, attraverso sentenze definitive, riconosce di non aver saputo proteggere sui cieli sopra Ustica un aereo di linea, quello che da Bologna andava a Palermo, che fu abbattuto. E ci sono sentenze definitive in sede civile che riconoscono questo. Quindi è evidente che si deve semplicemente sapere dagli amici, dai paesi amici, paesi della NATO, che quella sera, che già dai tracciati si vedevano gli aerei, non si capisce qual era l'aereo che ha tirato, il missile che ha tirato, bisogna saperlo per la verità storica. Io capisco che qualcuno si è preso quella sera un'enorme responsabilità, si parla di aerei NATO che davano la caccia a Gheddafi, ma pare che un aereo libico che volò sotto il 19 di Ustica, sotto quindi la sua ala, si nascose tra virgolette lì. I missili andarono a finire sull'aereo civile. Poi, mesi dopo, venne ritrovato un aereo libico, un MiG libico, sulla Sila. Vuol dire che quell'aereo nel quale Gheddafi non c'era, ma la caccia era a Gheddafi, poi venne dirottato e buttato lì sotto, buttato e abbattuto. Battuto. E questo che cosa significa? Che quella notte ci fu una scena di guerra. Qualcuno la autorizzò. Qualcuno la coprì, la depistò. Ci furono anche morti, morti strane, suicidi strani in questa storia, ma questa qui è storia. Non c'è bisogno di andare a rivangare altre cose. Si conosce come sull'Aria Alpi, come sulla strage di Bologna, ci sono sentenze, manca magari il nome e cognome, ma è fatta. Quindi andare a riproporre, a riscavare, significa non volere la verità. Chiarissimo, io la ringrazio, grazie come sempre a Walter Verini del Partito Democratico.